Vorrei trattare con il re tuo marito, ma è un uomo complicato. Sei molto diplomatica. Carlo non è sempre stato così. Quando era ragazzo, aveva delle crisi di follia. I suoi tutori lo credevano posseduto e lo sottoposero a un rituale. La sua conversione seguente fu sincera, ma da allora ha il terrore del fuoco. Quando mi conobbe era pio e onorevole. Sembri orgogliosa di lui. Lo amavi? Io? Sì, a modo mio. Ma non siamo mai stati una coppia unita nel privato. Lui non ti ama? Non è lui. È che io non sono la persona di cui ha bisogno. Ma è un uomo e ha cercato spesso conforto altrove. La suora, la giovane madre, voleva ucciderti. Forse. I suoi rituali di salvezza erano brutali e crudeli e mortali. Il gruppo segreto di Eufrasia crede che il regno franco sia caduto nell'apostasia. Lei mi credeva posseduta. Il vescovo Engelwin era parte del gruppo, credo. Sai di Engelwin? Sì, si fanno chiamare Bellatores Dei, i guerrieri di Dio. E ce ne sono altri. Siamo arrivate. Quello è Bernardo. Tutta questa strada solo per vedere un bambino? Sì. Carlo ha un figlio. Orsetto. Riccarda! Stai bene? Dio mi protegge. Ricordalo sempre, figliuolo. Bernardo, questa è Ivor, un'amica. Ora vai a lavarti bene. C'è più colore sui tuoi vestiti che sulla tela. È un bambino molto dotato, non trovi? È più bravo di molti altri pittori, gli hai insegnato tu. Io non ho quel dono. Credo che l'abbia ereditato da sua madre. Bernardo non è tuo figlio? Come può esserlo? Io lo amo come se lo fosse. Ma, come ti dicevo, io e Carlo non siamo molto uniti. Ma lui è un uomo e un re. Ha trovato altri modi per soddisfare i suoi appetiti. È così che è nato Bernardo. Stai nascondendo il ragazzo a suo padre. Carlo vuole che Bernardo gli succeda al trono e Bernardo non vuole altro che compiacere suo padre. Per questo devo tenerli lontani. Suo padre lo metterebbe sulla cattiva strada, quella che un buon re dovrebbe evitare. Ho promesso a Carlo che sarei tornata solo con te. Non dobbiamo coinvolgere il ragazzo. E non lo faremo. Bernardo ha una chiesa in cui rifugiarsi se fosse solo e gli servisse aiuto. Devo ripartire, starò via per un po'. Al mio ritorno voglio sentire i verbi latini. So che stai andando da papà senza di me. Non sono stupido, sai. Tenendo Bernardo lontano da Carlo, speri di evitare che diventi re. Hai capito male, Eivor. Bernardo deve salire al trono per il bene del regno. Hai ben visto a cosa è diventato Carlo. Bernardo è giovane, ma sarà un buon sovrano e sarà anche più comprensivo verso la tua gente. Se Carlo vuole il ragazzo, non sarà felice di vederti tornare senza di lui. Spero che non sia così. Carlo sa del mio rapimento. Sarà preoccupato. Non siamo in buoni rapporti ultimamente, ma ti ha inviata a liberarmi. Forse cerca una riconciliazione. Quell'orsa è ferita. Aspetta. Se è ferita, è pericolosa. Va tutto bene. Ma che cosa ti sei fatta? Ecco, Dio è con te. Fai più attenzione. Ora vai. Sono animali nobili. Si era rassegnata. Ma ora sta bene. Grazie a Dio. Gli orsi franchi sono così docili. Tutte le bestie di Dio chiedono amore, Eivor.
Specialmente quando sono ferite. Non sono poi così diverse dalle persone. Tu sai parlare alle bestie. Ma ora stai parlando di Carlo. Pensi che lo stesso valga persino per lui? Specialmente per lui. Ci siamo. Il campo di Carlo. Ho rispettato l'accordo. Ecco tua moglie, la regina. Sana e salva. Carlo. Mia cara moglie, finalmente sei al mio cospetto. Vorrai saziarti dopo un viaggio tanto lungo e difficile. Sei ancora arrabbiato. Non ne hai motivo, Carlo. Ti sono stata fedele come lo sono stata a Dio. Mi scuso per aver preso Bernardo, ma... Ah, sì, mio figlio. Pensavo che lo avrei trovato con te, ma non lo vedo. Dov'è Bernardo? Al sicuro. Ti ricordi la sera del nostro incontro? Io non la scorderò mai. Il cielo era terso e tempestato da migliaia di stelle. La notte del nostro matrimonio fu lo stesso. Lo presi come un segno di Dio. Eravamo fatti per stare insieme. Eri vestita di bianco, in grazia e purezza. Pensai, non sono il principe, sono l'uomo più fortunato del mondo. Che fortuna avere una moglie tanto incline al tradimento. Tu non mi consideri un marito, ma uno stupido. Carlo, no! Alla nostra unione. Avevamo un patto. Oh, non ti preoccupare di Bernardo, Riccarda. È mio figlio. Senza le tue intromissioni mi troverà. E tu, diavolo nordico, che credi di poterti sedere al tavolo delle trattative con un re franco. Ecco il tuo patto. Mi hai mentito. Non ho mentito, demonio. Ho detto se Dio lo vorrà. E Dio ha voluto. Mi occuperò di quelle guardie. Nasconditi! Pensano per ottenere ciò che non osano dire. Ho sbagliato a non dirti tutto di Carlo. Scusami. La verità fa male e non credevo fosse necessaria. È convinto che tu lo tradisca. Le sue accuse non hanno fine. Speravo che si fosse ricreduto. Pensi che volesse davvero ucciderci? Sì. Ora Parigi cadrà. Carlo ha firmato la sua condanna. Siegfried aveva ragione. Non odiare Carlo. Come quell'orsa, con l'aiuto di Dio potrebbe riprendersi ed essere tuo alleato. Non ho la tua stessa fede nel tuo Dio o in tuo marito, ma tu difendi entrambi con molto onore. Grazie. È un gran complimento. Da parte mia, non credo che Dio abbia finito con te. Noi due dovevamo incontrarci. Ora devo trovare Bernardo. Andremo nei bassifondi di Parigi a dare assistenza. Carlo non ci troverà lì. Io raggiungerò Siegfried all'avamposto di Parigi. Ho un assedio da preparare e un errore da ammettere. Dio premia gli umili, Eivor del clan del Corvo. Lo vedrai.
Addio per ora.